molto rapidamente, veramente. Mi lascio in tasca l'USB, scusate, non ho messo la giacca per guadagnare tempo. Allora, rapidamente adesso qualche riflessione così a margine di quello che ho sentito e di ciò che avrei voluto dire. Tema fondamentale, noi come università, insieme al CNR, insieme all'ENEA, ma non soltanto, stiamo lavorando in maniera molto convinta a tutti questi bandi, prendiamo parte a queste iniziative con un'idea di base. L'idea di base che abbiamo è la seguente: il problema dell'energia si aggredisce da due punti di vista, lato produzione e lato consumo. È una banalità, però le cose poi devono essere fatte realmente. Allora, noi pensiamo, non pensiamo che la verità sia soltanto là, ma noi pensiamo che vada contemporaneamente aggredito il lato domanda dell'energia. Ridurre i consumi, non tirare la cinghia, ottimizzarli, riportare in termini efficaci, ottimali, tutti i consumi di energia possibili. Questo chiaramente fa abbassare il denominatore o aumentare il denominatore a seconda dove lo mettete, e quindi quel 20% che dobbiamo raggiungere poi si confronta con un 100% che è più piccolo. Allora, certo, poco fa qualcuno diceva giustamente, io ho visto, lo diceva Vincenzo poc'anzi, cioè abbiamo raggiunto quasi gli obiettivi che ci ponevamo del 20-20-20 quasi in Sicilia, solo per certi aspetti naturalmente. Non si vedono i vantaggi. Beh, permettetemi, il 17% in realtà, permettetemi di dirvi che io penso all'83% che ancora manca. Perché l'obiettivo non è il 20%, è il 100% se volete. Allora, per raggiungere, non dico il 100%, ma per ridurre notevolmente il problema energetico, cioè invece di andare a inseguire la produzione spasmodica dell'energia per coprire una domanda sempre crescente, lo diciamo molte volte, ma lo voglio ripetere ancora, noi dobbiamo intanto lavorare sul lato domanda, mettere in efficienza i consumi d'energia. Questo può avvenire con ciò che attualmente, prima era semplicemente, come si può dire, una specie di dichiarazione di principio un poco ingenua, adesso non più. Ci sono strumenti comunitari di finanziamento, ci sono strumenti finanziari che ci permettono di lavorare in questo ambito. Voglio rileggere ciò che è stato detto poc'anzi sia da Francesco Cappello che da Vincenzo Antonucci: la partecipazione a bandi europei del tipo Smart Cities oppure i PRIN a cui stiamo partecipando esattamente con queste tematiche. Noi, dal nostro punto di vista, li vediamo con due obiettivi. Primo, cercare di lavorare sull'oggetto, in particolare l'oggetto edificio. L'oggetto edificio è estremamente importante perché è stato costruito in Italia, in Sicilia, molti, molti decenni fa, alcune volte, e naturalmente si comporta secondo gli schemi progettuali di quell'epoca, consuma molta energia, molto di più rispetto ai benefici che ci concede. Allora, noi dobbiamo cercare di riportare gli edifici ad un consumo che sia compatibile col livello di benessere elevato, sempre più elevato, che ci devono dare. Questo è possibile. Una volta vedo Luciano, con Luciano lo chiamavamo quando eravamo giovani, eravamo studenti, la chiamavamo domotica, adesso si chiama smart, d'accordo, va benissimo, però la situazione è sempre quella, va bene? Allora, riportare i consumi agli usi obbligati, come si dice, di energia, questo ci consente di aggredire il problema energetico dal punto di vista corretto e non inseguire, mi è capitato di dirlo altre volte, persino con delle guerre per andarci a procurare energia dalle altre parti, senza guardare che cosa ne stiamo facendo poi in casa di questa energia. Allora, mettiamo in sicurezza i nostri consumi. Questo ci è ormai praticamente obbligato da certe direttive. È stato ricordato, non dirò niente di nuovo, ma è stato ricordato poc'anzi che la direttiva sulla efficienza energetica degli edifici, che adesso si chiama RECast, in realtà si pone un obiettivo estremamente pesante. Entro il 2018 tutti gli edifici pubblici nuovi devono essere energia zero. Mica lo scherzo. Entro il 2018 energia zero. Energia zero vuol dire non che spegniamo la luce per l'impianto di riscaldamento, vuol dire che li riprogettiamo in maniera tale che consumino sempre di meno e quello che consumano deve essere poi riprodotto, generato sullo stesso edificio. Che cosa c'è dietro questo? È evidente, significa accorciare di molto la filiera produzione-consumo, quasi azzerarla. Cercare di produrre energia nel punto più miglio zero, no? Nel punto più vicino in cui l'energia si consuma. Questo ci permette di non andare poi in maniera ansiosa a cercare energia per pomparla nel sistema città, nel sistema industria, a chissà quante migliaia di chilometri di distanza. Allora, ragioniamo dall'altro punto di vista, ci giriamo, invece di guardare la produzione di energia, ci giriamo dall'altro lato, vediamo come viene prodotta e lavoriamo su questo. Altri lavoreranno, anche noi peraltro, sul lato produzione dell'energia, con sistemi più efficienti, fotovoltaici, eccetera. Fatemi dire proprio due cosette, se me le ricordo, molto rapide. La terza rivoluzione industriale ha uno dei suoi capisaldi, ne ha cinque in realtà, uno dei suoi capisaldi è l'energia distribuita. L'energia distribuita è esattamente una sintesi di ciò che vi ho detto finora. Produrre energia a livello puntuale laddove è possibile. Laddove non è possibile, gli si fornisce, evidentemente, in più, gli si dà l'input, il surplus di energia che non viene prodotta. Ma energia distribuita vuol dire cerchiamo di capire se l'energia può essere prodotta laddove si consuma, possibilmente tutta, possibilmente di più. Perché le smart grid adesso mi permettono di fare un colloquio con i punti di produzione. E laddove i punti di produzione di energia hanno bisogno di meno energia in quel momento, la possono cedere agli edifici vicinori o alle installazioni vicinori. Le smart grid sono queste in realtà. En passant, vi dico che noi italiani siamo abbastanza favoriti da questo punto di vista perché, per
i normali contatori che abbiamo in casa sono interpellabili bidirezionalmente. Noi possiamo vedere quanto consumiamo, ma l'Enel, tra virgolette, o chi per lei, può sapere quanto stiamo consumando. Con un software, con un surplus di software, si può fare in modo che si sappia esattamente dove sono i consumi. Questi consumi permettono di organizzare l'invio, l'iniezione dell'energia. Si deve lavorare naturalmente su questo, però dico l'obiettivo finale sarebbe questo qui, quindi cercare di ottimizzare i consumi dell'energia. Però non ci si deve mettere contro la normativa. Intendo dire, fatemi parlare un attimo del decreto legislativo 28 del 2011, adesso prendo un altro lato, decreto sulle fonti rinnovabili cosiddette. Bene, se uno se lo legge, io prima o poi penserò di dare una tesi di laurea su questo per capire quali sono i bug di questa cosa, no, veramente, perché uno lo legge, diciamo un minuto, a parte il fatto che prima di uscire, e ancora i decreti attuativi non ci sono tutti, dico prima di uscire ci ha fatto stare così, ha fatto stare tutti i produttori, i consumatori, i gestori degli impianti di fonti rinnovabili, ha fatti stare nel limbo, che succederà, che cosa non succederà, e questo innesca certamente incertezza che a livello nazionale e internazionale la paghiamo, questo non c'è dubbio. Una volta introdotto, i primi decreti attuativi fanno capire che c'è un intervento di tipo quasi retroattivo. Cioè si interviene addirittura non soltanto sugli impianti futuri, ma su quelli in funzione, su quelli in progettazione, mo se può. Dico, voglio dire, quelli se hanno fatto un business plan secondo certe regole, tu glieli vai a cambiare, chiaramente le cose non tornano. Ma ancora, questo è il grosso, ma ancora di più, si introducono i registri per impianti piccoli a partire da 50 kW. Leggevo poc'anzi, credo, solo 24 ore, addirittura, leggevo solo 24 ore, che chi ha provato a mettere in atto questi registri, li chiama un incubo, un vero incubo normativo, non sa come metterci mano. Piccolo dettaglio, tu non puoi far partire un impianto se pensi di iscriverti al registro, se prima non sei in graduatoria, se no devi stare fermo, e il tuo impianto è pronto, non puoi partire. Sembrano sciocchezze, ma sono queste che bloccano, signori. Come nello stesso decreto 28 c'è un altro paio di chicche, l'asta riservata anche a impianti da 5 MW. Ma dico, uno che fa un impianto eolico da 5 MW, che non è un grosso impianto per quel tipo di tecnologia, chiaramente, no? E va ad asta. Chiaramente significa andare ad asta che tu non sai che prezzo spunterai alla fine, quindi non sai che tipo di incentivo hai, non puoi fare il business plan. Si può? Ancora una volta, ci sono 95 MW riservati per quanto riguarda le biomasse in questo decreto e 350 per quanto riguarda le biomasse dei rifiuti. Ora, le biomasse 95 contro 350. Le biomasse dei rifiuti già hanno il beneficio dell'onere di smaltimento, come si dice, no? Mentre le altre biomasse no. Mi volete dire cosa c'è dietro? Io ancora non l'ho capito. Voglio dare una tesi di laurea per capire come poi le normative si mettono contro tutti i discorsi che stiamo facendo. Chiudo con un'ultima cosa. L'impianto termodinamico di cui parlava Francesco a lungo, a cui ovviamente affezionato, non c'è dubbio. L'impianto solare termodinamico non è una tecnologia come un'altra, come quasi tutte le tecnologie che si basano su fonti rinnovabili. Non è una tecnologia come un'altra, è una tecnologia che prende atto di una circostanza. I consumi energetici non sono solo elettrici, ci sono anche consumi termici molto 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 forti. Se i consumi sono termici, dice una piccola regoletta che si chiama secondo principio termodinamico, cosetta con la quale ci direttiamo, se i consumi sono termici non devi passare all'elettrico e poi farlo diventare termico, perché ci perdi parecchio, crei entropia, e comunque quell'energia è molto più nobile del termico, la puoi usare per usi finali obbligati. Allora, il solare termodinamico fa esattamente questo, si mette su questo fronte e dice io posso utilizzare, posso generare energia di tipo termico, ma dov'è l'innovazione? La posso accumulare. Posso accumulare indipendentemente dall'andirivieni della disponibilità solare, perché questo è il problema. Il sole c'è e non c'è, di notte non c'è, lo sappiamo, ma di giorno c'è e non c'è, ce n'è più, c'è di meno. Non solo, non sempre c'è sincronia tra produzione, generazione di energia termica, in questo caso dal sole, e prelievo e consumo. Allora, se tu vuoi avere un consumo on demand, cioè quando ti serve, devi avere un backup, un buffer. Questo buffer si chiama sistema di accumulo. Guarda caso Angelo è uno degli altri pilastri della terza rivoluzione industriale, l'accumulo. Allora, se tu hai questo sistema avanzato che si basa sui sali fusi, che poi sono sali quelli normalmente usati come fertilizzanti e lavorano in condizioni di sicurezza perché sono relativamente basse temperature e certamente basse pressioni, si innescano a 250 gradi e fino a 550 sono stabili, quindi permettono di accumulare per lungo tempo, ma può essere usata la biomassa di scarto per innalzare la temperatura dei sali fusi e farli funzionare meglio, per esempio. Ma a partire dall'energia termica prodotta, tu questa qui, l'energia prodotta, la metti nel sistema di accumulo e poi la utilizzi on demand su ciò che ti serve. Puoi fare riscaldamento, ovviamente, degli edifici, puoi fare raffrescamento con solar pulling degli edifici, puoi fare installazione, si è detto, a secondo dove l'impianto, evidentemente, puoi fare installazione, ma puoi generare col reforming dell'idrometano, puoi generare idrogeno.
L'idrogeno, la butto, adesso sto parlando a ruota libera, mica tanto, l'idrogeno che generi per reforming dell'idrometano, lo puoi accumulare per esempio in nanostrutture e lo fai a stato solido, che è molto più sicuro, e così via, e così via, e così via. Allora, questo sistema di cui io adesso vi do solo un lancio perché domani se ne parlerà, è questo, ho finito, ma dico, questo sistema di solare termodinamico in realtà è una cosa molto più complessa e interessante rispetto all'impiantino termico e basta, molto più interessante perché prefigura uno schema di intervento, uno schema di intervento di accoppiamento, di interfaccia fra domanda ancora una volta e offerta di energia. Chiudo dicendo che ciò che stiamo imparando noi come università, immagino anche voi come Enea e il CNR, ciò che stiamo imparando è questo, stiamo imparando, permettetemi la parola che si usa assai, la governance, insomma, il problema di gestire le questioni, cioè noi stiamo imparando come ci si interfaccia con la pubblica, con le piccole e medie imprese, non è facile, ma non solo per loro lacune, anche per nostre. L'interfaccia con la piccola e media imprese sono due mondi che si parlano, la ricerca, certe volte avanzate, certe volte no, ma la ricerca con le piccole e medie imprese è un'interfaccia complessa. Noi l'abbiamo sperimentato, il bando che abbiamo perso del sister di cui parlavi, l'abbiamo perso perché forse non abbiamo saputo ben capire come stavano andando le cose. C'erano piccole e medie imprese che esponevano bilanci diversi da quelli richiesti dal bando, non l'abbiamo capito e ci siamo andati tranquilli a sbattere contro il muro. Ciò che viene fuori è uno schema di governance che poi metterà in piedi, e questo tiene il sistema paese così decolla, poi mette in piedi la ricerca, la piccola e media impresa e le pubbliche amministrazioni. Concludo dicendo, e ho finito veramente, che questo bando delle smart cities di cui si è più volte equaleggiato più volte il nome, ci piace perché ci permetterà di capire ancora meglio come noi, le piccole e medie imprese e le istituzioni pubbliche, Palermo e Bagheria in questo caso, potranno parlarsi per ottenere un risultato che non sia solo tecnico, ma anche di governo, di gestione. Ho detto tutte cose diverse a ciò che volevo dirvi, ma insomma vi ringrazio.